Omicidio stradale aggravato per la velocità eccessiva. Questa è la pesantissima accusa adesso formalizzata dalla Procura di Arezzo per il 24enne che si trovava alla guida dell'auto su cui viaggiava Federica Cannetti, la giovane di Castiglion Fiorentino, morta nel drammatico impatto a soli 22 anni. L'accusa pesantissima quanto rispettosa della legge. È chiaro che con questa aggravante la pena non parte da 2, ma parte da 5 anni minimo. Era la notte del 7 ottobre 2022. L'auto, una Kia sul cui sedile posteriore viaggiava la ragazza, aveva raggiunto un picco di 137 km orari. Sul punto dell'impatto, una folle velocità su questo tratto della strada regionale 71 a Vitiano, dove il limite è 50. È superiore al doppio, nel senso che lì c'era un limite di 50. Il PM Emanuela Greco ha chiuso l'inchiesta ed inviato l'avviso di conclusione delle indagini al giovane. Potrebbe scegliere di patteggiare una pena ritenuta per loro, per la difesa giusta. Federica sognava di andare in Africa a fare l'ostetrica, un sogno spezzato quella drammatica notte. La famiglia ha raccolto i fondi che serviranno per dare concretezza ai progetti incompiuti della giovane grazie ad un premio studio intitolato alla sua memoria. Sarà utile per una studentessa di ostetricia dell'Università di Siena che potrà andare in questo caso in Etiopia a dare una mano all'Africa che ne ha tanto bisogno.